Ridolfi, il direttore generale dell'Avezzano. Marco, se ho il tempo chiaramente per intervistare intanto lui. Allora, grazie Marco. Allora, direttore, la prima vittoria in questo mini torneo chiaramente farà morale, anche se ho sentito qualche istante fa Torti, ha detto è difficile chiaramente recuperare queste due corazzate come l'Aquila e Chieti. Chiaramente la matematica non ancora vi dà torto, quindi ci si può ancora provare. Ma sì, noi stiamo lì e proviamo a fare il meglio. Noi avevamo detto che avevamo fatto una squadra per ben figurare e per programmare l'anno prossimo. È chiaro che ci troviamo e proviamo a fare il meglio. Direttore, la partita di oggi chiaramente può non far testo. Cosa si è sbagliato nelle prime partite? Su cosa bisogna migliorare e quali sono gli obiettivi a questo punto? Perché c'è ancora da giocare metà campionato, oltre alla settima, la partita del derby contro il Capistrello. Ma che la partita di oggi non faccia testa non sono d'accordo, perché le partite si devono prima giocare, prima di vincerle, quindi oggi abbiamo fatto una gran partita, sicuramente il Lanciano ha qualche problema, però i primi 20 minuti ci ha anche messo un attimino in difficoltà, poi siamo stati bravi e ce la prendiamo come vittoria. Per la domanda che mi hai fatto prima, noi in realtà di partite ne abbiamo sbagliate poche, abbiamo sbagliato la partita col Chieti, che venivamo da, abbiamo giocato di mercoledì, venivamo dalla partita di domenica, il Chieti aveva riposato, quindi di partite ne abbiamo sbagliate poche, non ne abbiamo sbagliate tante. E purtroppo gli obiettivi noi puntiamo a fare bene, cerchiamo di recuperare il terreno che abbiamo perso e vediamo dove arriviamo. Anche perché, come ricordava lei, c'era stata anche quella partita con l'Aquila, dove se non ci fosse stata quella gran parata da parte di Domingo Dalmasso, probabilmente le cose sarebbero potute cambiare. Sì, giustamente sì, ma io non sono abituato a lavorare con i se e con i ma. Noi abbiamo fatto una grossa partita all'Aquila, così come abbiamo fatto una grossa partita con l'Angolana e con il Delfino. Certo, non ci ha girato per il verso giusto, però io sono convinto, lo dico sempre, che il calcio, quello che ti togli alla fine, te lo ridà. Quindi siamo tranquilli, lavoriamo e solo con il lavoro possiamo tirarci fuori da questa situazione. Ultima domanda, l'ho vista prima a colloquio con il presidente Paris, che deve essere già andato via. Cosa vi siete detti proprio a fine partita? Ho visto, chiaramente era soddisfatto per la partita, anche se è chiaro, adesso bisogna già pensare alle prossime. Cosa vi siete detti? Lui era contento, perché lui merita questo successo anche per lui, perché lui sta facendo enormi sacrifici insieme al vicepresidente, quindi è chiaro che un successo fa sempre comodo. Non ci siamo detti niente, ci siamo detti che per fare bene dobbiamo continuare, per continuare dobbiamo fare partita per partita, quindi dobbiamo andare a Capistrello e cercare di fare la nostra partita. Ok, allora ringraziamo anche il direttore Ridolfi.